Quest'anno, grazie ai fondi della Fondazione Comunità La Bergamasca, siamo riusciti a svolgere numerose attività pomeridiane con i ragazzi del nostro istituto, nella sala pesi, sul campone e in palestra. Abbiamo svolto attività pomeridiane per 2-4 ore a settimana, coinvolgendo i ragazzi dai 19 agli 11 anni. Tramite il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca abbiamo potuto realizzare un corso di incisione e stampa che ha coinvolto i ragazzi delle medie e delle superiori. Era un corso libero al quale hanno partecipato una dozzina di ragazzi e costituito da 2 ore settimanali per circa 3 mesi. I ragazzi hanno appreso tramite progettazione manualmente o digitalmente a progettare dei disegni che poi hanno realizzato tramite un rullo, delle sgorbie, del linoleum, del plexiglass e tramite degli inchiostri differenti sono riusciti a realizzare diverse stampe su materiali a loro scelta. Alla batteria abbiamo Luca e poi abbiamo al baguette, che è uno strumento che io amo e loro hanno imparato a amare. Arianna, Laura, Sara, Marco e Steven. Io ho l'onore di poter chiamare loro i primi allievi di un corso di baguette di una scuola, perché ormai nessuna scuola ha fatto il corso di baguette, esistono corsi di baguette ma non in una scuola. E Liliberg è la prima scuola che ha fatto. Quindi ringrazio la scuola che ci ha concesso la possibilità di farlo. Sono sempre disponibile qualora qualcuno volesse fare da sponsor
Grazie mille.